Buongiorno, sono Maria Rita Di Giglio, delegata del Rettore dell'Università di Siena all'orientamento e al tutorato. Faccio parte di quella squadra di persone che probabilmente alcuni di voi hanno già cominciato a conoscere durante gli ultimi anni dell'università, quando ci incontriamo per aiutarvi a capire quale può essere la scelta universitaria più giusta per voi. E noi restiamo a disposizione degli studenti anche nel momento in cui muovono i primi passi all'università e più avanti, nel caso, se capite che la scelta universitaria che avete fatto non è quella più adatta, perché vi aiutiamo a modificarla, a rimodularla, senza perdere troppo tempo o perdendo meno tempo possibile. L'Università di Siena è un'università generalista, vuol dire che offre un'ampia gamma, un ventaglio ampio di possibilità di scelta. Noi in questi giorni di emergenza, in cui è saltato anche, abbiamo dovuto rinviare l'Open Day che era previsto per la fine di febbraio, ci siamo chiesti come avremmo potuto raggiungervi e aiutarvi a scegliere, e anche come avremmo potuto fare a rassicurarvi sul fatto che l'Università di Siena è un'istituzione che c'è, che resta aperta e che resta aperta soprattutto al dialogo con gli studenti. E quindi abbiamo pensato di fare questi brevi video, e se avete accesso, se vedete questi video, saprete anche che esiste il portale nuovo, l'abbiamo inaugurato da poco, che si chiama Orientarsi, sul quale trovate tutte le informazioni sui corsi di laurea e sul quale trovate anche l'indicazione delle possibilità per mail o anche su Skype per poter parlare con noi. Ora, in questi giorni di emergenza, io penso che stia venendo fuori con la massima chiarezza una cosa, e cioè che l'essere umano è un essere sociale che vive nelle sue relazioni con gli altri. Tutto questo si rispecchia in qualche modo nei corsi di studio che voi potete seguire all'università. Che cosa voglio dire? Voglio dire che è evidente a tutti che in questo momento c'è bisogno di medici, c'è bisogno di infermieri, c'è bisogno di personale sanitario. E queste persone studiano medicina, hanno studiato medicina e sono medici, infermieri, per aiutare gli altri. Ma alla stessa maniera non c'è bisogno, diciamo, soltanto di loro. C'è bisogno degli ingegneri, per esempio, degli ingegneri informatici, degli infermieri gestionali, che sono quelli che aiutano ad organizzare il lavoro, perché l'organizzazione è una delle prime cose a cui pensare, diciamo, in una comunità di individui. C'è bisogno dei chimici, dei farmacologi, dei biologi, di quelli che studiano queste cose per poterle affrontare, per poterle sconfiggere nel momento in cui ci dovessero attaccare. Ma c'è bisogno anche di tutelare l'ambiente, e io immagino che sia negli occhi di tutti l'immagine delle acque di Venezia, che sono limpide, sono cristalline come probabilmente nessuno di noi le ha mai viste. L'ambiente va tutelato, va salvaguardato in tutte le sue componenti, animali, vegetali, organiche, inorganiche, e perché fa tutto parte della nostra vita. E poi c'è l'aspetto della formazione umanistica. Quanti di noi in questi giorni stanno trovando conforto in un libro, nella musica, nell'arte? E sono forme di espressione dell'anima umana che anch'esse vanno studiate, che vanno conosciute e che aiutano tanto, aiutano non meno del medico o dell'ingegnere o del chimico, aiutano in maniera diversa. C'è bisogno anche di loro, e anche per avere queste competenze bisogna studiare, bisogna conoscere quello di cui si parla. Vale lo stesso per la comunicazione. Quante volte in questi giorni si è detto che la comunicazione politica o scientifica non è stata adeguata? E anche questa è una cosa da fare con attenzione, da studiare con la dovuta cautela, diciamo, no? Con i dovuti strumenti. E c'è bisogno di giuristi. Noi
noi viviamo, stiamo vivendo in un momento in cui si limitano, vengono limitate le nostre libertà individuali. Qual è il discrimine, qual è il confine tra il diritto alla libertà individuale e il diritto alla salute della collettività? Sono argomenti straordinari. E poi c'è l'aspetto dell'economia. E bisogna naturalmente ripartire da questa crisi, bisogna essere forti per affrontarla quando c'è, e bisogna essere innovativi, bisogna essere diciamo informati quando si cerca di farla ripartire. Ecco, tutte queste cose che fanno parte, che costituiscono l'ossatura, lo scheletro della società umana, sono cose che possono e devono essere studiate. L'università non serve soltanto a dare conoscenze, serve a rendervi più forti, serve a capire principalmente che le cose possono essere fatte, ma possono essere migliorate. L'università è in grado di irrobustirvi nelle vostre competenze e nelle vostre conoscenze, in maniera che le cose, ripeto, possano essere continuamente migliorate, in maniera che possano più facilmente essere individuate anche nel caso delle emergenze, delle strategie di uscita. Ma sono competenze, come insisto a dire, che non possono essere improvvisate. Bisogna essere colti, bisogna cioè capire e bisogna conoscere le cose, non solo per farle funzionare, ma per poterle fare funzionare sempre meglio, per poter cioè fare migliorare le cose per il bene della collettività. Con questo auspicio vi do il benvenuto e vi invito a contattarci con gli strumenti che trovate sul nostro portale in qualsiasi momento per qualsiasi tipo di domanda, e non c'è in assoluto una domanda inutile, e se ve le ponete, se le avete in mente, vuol dire che sono domande intelligenti, e quindi fatele.